Ben ritrovati tutti, c'è anche qualche persona nuova stasera, mi sembra, che qualcuno è qui per la prima volta. Grazie, grazie, siete venute. Il Bhakti Yoga che noi cerchiamo di praticare, stiamo praticando in questo centro, ha una caratteristica che è sempre fresco, è sempre nuovo, così anche sia quelli che vengono per la prima volta possono apprezzare, speriamo, come stiamo apprezzando noi, ma anche quelli che praticano da molto tempo ha sempre questa connotazione fresca, nuova, sempre, ci sono sempre nuovi aspetti da conoscere, diversamente dalle scienze materiali che hanno un inizio e una fine, no? Una certa, come dire, dopo un po' di tempo una persona diventa esperto nelle diverse scienze o, diciamo così, materie di questo mondo. Invece la Bhakti è sempre fresco, al punto tale che una persona anche dopo tanto tempo si sente sempre, se pratica bene, se pratica con attenzione, bene vuol dire seguendo un processo autentico con delle buone guide, se pratica bene si sente sempre una cosa nuova, fresca, non pensa mai di essere arrivato. Adesso ce l'ho fatta, nel senso che continua a espandere, si aprono sempre nuove porte, c'è una continua evoluzione. Beh, perché questa è la caratteristica della conoscenza spirituale, della conoscenza di Dio. Dio è illimitato, non c'è un punto nel quale una persona può pensare di aver capito tutto. Nello stesso tempo, però, è sempre ispirato, trova sempre nuovi. Sì, nuove fonti di ispirazione in questo percorso. Quindi è bello, va bene per tutti, per tutti i tipi di, per tutte le fasi evolutive della persona. Allora oggi il titolo di stasera è Illusione e realtà. Certo, naturalmente noi presentiamo, diciamo, nelle informazioni che diamo ci riferiamo alle scritture vediche, ai Veda, sono i testi più antichi e anche più vasti, più dettagliati esistenti sul pianeta, su diverse scienze, anche materiali e spirituali. E nei Veda abbiamo tantissime belle informazioni sulla realtà, cioè su come stanno le cose, diciamo così. Come stanno le cose in modo, come dire, sì, in modo reale. Chiaramente poi nei Veda stessi, insegnamenti dei maestri, viene detto che l'essere vivente in questo mondo, l'essere umano condizionato, cioè chi si trova in questo mondo, quindi cosa vuol dire? Un essere divino che però si trova ora condizionato dalle situazioni materiali che lo circondano, pensa, generalmente, le persone in questo mondo pensano, dice Prabhupada nelle sue spiegazioni, Prabhupada Bhaktivedanta Swami, il nostro fondatore, che è riconosciuto ormai universalmente come la più grande autorità nel campo della scienza vedica, la scienza, no, tradizionale dell'India, più grande autorità. La prova è che i suoi libri sono di gran lunga i più venduti, i più distribuiti in tutto il mondo, letti, distribuiti, corsi, gran lunga di qualsiasi altro autore della tradizione indiana. Chi parla, almeno quando parliamo di scienze spirituali, parliamo della scienza vedica. Prabhupada diceva, le persone in questo mondo, ognuno pensa che la mia intelligenza è perfetta, la mia intelligenza è perfetta, io capisco le cose, come stanno, no? Ma poi vediamo che c'è un sacco di confusione nel mondo, no? C'è un sacco di problemi, di conflitti, no? Di tensioni su come interpretare, valutare le cose, diciamo, su
no? No? Su tutto praticamente. C'è chi dice, c'è perfino c'è chi dice che le guerre fanno bene, no? No? Aumentare gli armamenti fa bene per, no? Per creare la pace nella società. Più armi hai e più garantisci la pace, più puoi garantire la pace. No? E danno logicamente anche la spiegazione. Però con un po' di buon senso magari diciamo, boh, sarà vero. Sarà vero che aumentando le armi sarà più pace nel mondo? Prabhupada, che era una persona invece logica e pratica, diceva, ma se aumentiamo le armi poi le useranno, continuano a spendere soldi per fare armi, poi le usano, e adesso le stanno usando abbastanza, adesso stanno svuotando gli arsenali, purtroppo. Comunque, ognuno spiega a modo suo le cose, ognuno pensa, e questo è dovuto al falso ego, dicono le scritture vediche, cioè quando una persona ha un concetto errato di base di se stesso, quando pensa di essere un corpo di materia invece di un essere spirituale eterno, quindi quando c'è questa illusione, parliamo di illusione e realtà, quando la persona è condizionata in questo modo, poi diciamo, pensa che tutto che quello che lui capisce è perfetto. Io so come stanno le cose. Però poi di fatto i fatti sono che poi dopo ci sono costanti conflitti, no? Problemi di relazione, nell'interazione tra le persone. E non ci si riesce, e con grande difficoltà riusciamo a metterci d'accordo su aspetti anche basilari spesso della vita, anche che cos'è per esempio la giustizia, no? Cos'è la moralità oggi, no? Anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa c'era una certa idea, adesso purtroppo si va abbassando, adesso quello che magari anni fa era considerato normale, lecito, valido, oggi... Scusate, quello che era considerato illecito, immorale, no? Dannoso alle persone, oggi magari invece è detto accettato, è accettato, accettabile, addirittura qualcuno dice che va bene, addirittura man mano che la società avanza anche certi aspetti, certi comportamenti addirittura vengono incoraggiati, alle volte addirittura dai leader, no? Dello Stato, i leader dei popoli. E quindi come facciamo in questa situazione a capire cos'è illusione e cos'è realtà? Cos'è reale? Cos'è? Certo, c'è un altro metodo, c'è un detto, no, italiano, l'albero si vede dai frutti, no? Quello logicamente, quello è già un modo, giudicando dai risultati qualcosa possiamo capire, ma anche i risultati, alle volte i risultati dipende che cosa vuoi, diciamo a questi risultati mi vanno bene, appunto se aumentiamo gli armamenti questo è buono, un buon risultato, vuol dire che stiamo, no? Siamo un buon governo. Se aumentiamo, che ne so, comunque, anche lì è tutto molto relativo, non so se ci rendiamo conto, no? È tutto molto relativo, oggi più che mai, appunto con l'avanzamento della cultura, della civiltà materialista, Prabhupada scriveva questa società di oggi, così materialista, dice, hanno architettato una beffa colossale ai danni della popolazione. Hanno architettato, ma non è che c'è il diavolo dietro, qualcuno, qualcosa di qualche entità particolarmente diabolica dietro tutto quanto che sta architettando. Sì, c'è
la scienza vedica non parla di diavoli, non parla del demonio, ma parla della mentalità demoniaca, quello sì, e parla appunto di realtà e illusione. L'illusione è negativa, demoniaca, è distruttiva. L'illusione porta distruzione, la realtà porta ordine, armonia, no? Cooperazione, pace, equilibrio. In quel senso. Quindi se noi seguiamo l'illusione, e dice oggi il mondo purtroppo, prevalentemente, basandosi su questi insegnamenti, stiamo coltivando l'illusione, non stiamo coltivando la realtà, non stiamo coltivando la verità, ma stiamo coltivando l'illusione. Per quello ci sono certi risultati. Cioè, giudicando dei risultati, spassionatamente, però anche lì di nuovo ci vuole una certa preparazione, anche come dicevo, per cercare di capire quali sono i risultati migliori. Comunque come individui possiamo sperimentare, quando veniamo in contatto con la realtà, quando veniamo in contatto con la verità, possiamo sentire il miglioramento, possiamo sentire che gradualmente ci riequilibriamo, cominciamo a trovare un po' di equilibrio, un po' di visione, un po' di pace, un po' di soddisfazione interiore, pian piano cresce. Certo, oggi siamo messi così male che alcuni pensano che anche non esiste la felicità. Non è possibile la felicità, ma va. Se troviamo già un po' di pace, è già tanto un po' di pace. Invece le scritture dicono che è innaturale, la condizione naturale è la felicità, la felicità e la pace è la normalità per l'essere vivente. Se non c'è pace e felicità vuol dire che siamo anormali, vuol dire che siamo malati, che siamo fuori strada, che non stiamo nella realtà. Stiamo nell'illusione, se non siamo in pace, se non siamo soddisfatti, siamo in illusione, siamo in una bolla di sapone. Certo, la bolla di sapone scoppia e dopo trovi la realtà, scoppia, sì, la bolla di sapone bisogna farla scoppiare, altrimenti passiamo da una, come dice sempre Prabhupada, dice, se no la sofferenza materiale, no, lo stato di disagio che l'essere vivente prova in questo mondo non verrà risolto passando da un tipo di illusione a un altro tipo di illusione. Dice, è come spostare un peso da una spalla, pesa, allora lo metto sull'altra spalla, così almeno sento un po' di sollievo di qua. Senti sollievo di qua, ma aumenta la sofferenza di là. Non c'è, passare da un'illusione all'altra non può. Lo stato di realtà è lo stato nel quale non ti sposti più, è uno stato stabile, non è uno stato nel quale sei sempre insicuro, oscillante, no, variabile. Allora i Veda ci informano, così qualche informazione generale, ci informano che esistono quattro stati di coscienza. Ogni essere vivente in questo mondo, i Veda, come dicevo, noi le chiamiamo la scienza vedica, sono molto scientifici, non possono essere confutati, sono informazioni che esistono da sempre, dall'inizio dell'umanità, venivano trasmessi ancora prima di 5.000 anni fa, quando li hanno messi per iscritto. Questa conoscenza, questa scienza esisteva ancora da prima, esiste da sempre, e nessuno è mai riuscito veramente a confutarla in modo scientifico, quello che dicono le scritture vediche. Le scritture vediche parlano di tutto, scienze materiali e spirituali, e i Veda dicono che ogni essere vivente, tutti gli esseri viventi in questo mondo sperimentano quattro stati di coscienza: la veglia, la cosiddetta veglia, tanto per capirci, la veglia, il sonno con sogni, sonno leggero con i sogni, sonno con sogni, il sonno profondo, e poi ce n'è un altro, qual è il quarto?
Noi nella vita sperimentiamo, questi qua li conosciamo tutti, giusto? La veglia, speriamo di essere un po' svegli adesso, no? La veglia, nonostante un po' caldino, ma la veglia, il sonno, sonno leggero, sonno con sogni e il sonno profondo, giusto? Qualche altra proposta? Qual è? Però dicono che sono quattro, come mai qui invece io ne conosco tre nella mia esperienza personale. Qual è il quarto? Esiste un quarto? No, un'ipotesi. Un'ipotesi della quarta. Stato trascendente e quindi non possiamo conoscerlo perché non ci possiamo arrivare con corpo e mente. Grazie, è uno stato trascendente o trascendentale che non possiamo conoscere, che non possiamo percepire con un corpo e la mente condizionati. Però è il diritto di tutti, giusto, no? I Veda dicono che c'è questo quarto stato di coscienza che è chiamato, ci sono diversi termini sanscriti, Shuddha Sattva, per esempio, pura virtù, virtù pura, o lo stato di piena consapevolezza nel quale la mente è cristallina, no? Una persona è posata, vede davvero le cose come, no? Riesce a vedere veramente come stanno le cose. Certo, quello è uno stato molto alto. È chiamato Shuddha Sattva o Vasudeva Sattva. Vasudeva Sattva vuol dire stato Vasudeva, vuol dire Vasudeva è uno dei nomi del Dio, del Supremo, che vuol dire che è presente dovunque. Quindi vuol dire questo stato è uno stato nel quale una persona vede se stesso e vede anche il controllore di tutto, percepisce la presenza del Supremo in ogni cosa, in ogni cosa. In ogni atomo, in ogni parte della creazione, dappertutto, no? In tutto, davanti, dietro, sotto, sopra, dentro e fuori. Shuddha Sattva, anche Turiya, un altro termine. Comunque è questo stato, lo stadio di... è questa, i Veda dicono, è quella la realtà. Quella è la realtà. È lo stato reale nel quale, diciamo così, il velo di Maya, Maya è l'illusione, no? Il velo dell'illusione viene squarciato, eh? Diciamo la persona, questo velo che non ci permette di vedere Vasudeva Sarvamiti, no? La presenza del Supremo in ogni cosa, dappertutto, dentro e fuori, dentro di noi, al di fuori di noi, in quello stato la persona si libera da qualsiasi illusione e vede le cose come stanno, è la posizione reale, finale, no? Costituzionale, costitutiva, ontologica di ogni essere vivente. Però per il fatto che noi siamo condizionati, appunto, per il fatto che abbiamo scelto di voltare le spalle a Dio, di allontanarci o di non accettare la supremazia di Dio, siamo caduti nell'illusione. E viviamo solo in questi tre stati di coscienza, veglia, che veglia, come ho detto, è una veglia parziale, siamo semi svegli. Ma sono sveglio, no? Ti sento, tutto bene. Sì, ma se ci manca quell'altro aspetto, non siamo del tutto svegli, no? Siamo svegli sicuramente, certo, tra la veglia, il sonno e il sonno profondo... La veglia sembra un po' quella un po' più vicina, no? Chiaramente il sonno profondo è uno stato nel quale una persona, no, si ricorda al massimo dopo aver dormito profondamente, si è un po' ristorato, mi dice mi ricordo che ho dormito profondamente, però non c'è stata una grande attività, una grande, no, consapevolezza in quello stato. Lo stato di veglia è quello che un po' di più si avvicina allo stato di realtà, chiamiamo, no? Di realtà. Di verità ultima, di realtà ultima, quello che un po' più si avvicina. E quindi in questo senso, se vuoi dire, è superiore, perché i sogni, anche i sogni sono reali, sì. I Veda dicono, non è che la materia non sia reale. Alcune scuole dicono che è tutto illusorio, anche la materia. Ma i Veda non dicono così, i Veda dicono che la materia è reale, ma è temporanea. L'esperienza materiale è reale, ma è temporanea. E allora la chiamiamo un po' illusoria, nel senso perché è una cosa che passa, come le stagioni vanno e vengono, no? I giorni, il giorno, la notte,
sono situazioni temporanee. Così anche il sonno, la veglia è un po' più vicina, perché la veglia, per esempio, uno dopo che hai dormito poi ti devi svegliare, non puoi stare sempre nel sonno, sempre a sognare, e sognando anche cambiano le realtà. Dice, ma il sogno, alcuni propongono anche noi, il sogno è la realtà, no? Il sogno è la realtà, ma di nuovo no, perché poi devi uscire dal sogno, dopo di nuovo devi... La veglia è una posizione un po' superiore al sogno, che è più temporaneo, e infatti ogni volta che poi ti risvegli ritrovi sempre, ah, sono ancora io, sono sempre la stessa persona, sono tal dei tali, mi chiamo così, abito, ho questa età, faccio queste attività, è già un po' più. Ma anche questa cosiddetta veglia, come dicevo, essendo temporanea, non è la condizione vera, finale, nostra. E infatti Prabhupada diceva spesso nella presentazione della conoscenza spirituale, diceva, ma noi non siamo italiani, non siamo uomini, non siamo donne, non siamo questo o quell'altro. Queste sono etichette, sono condizioni temporanee. Temporanea, momentaneamente adesso abbiamo un corpo maschile, femminile, bello, brutto, alto, giovane, vecchio, ma sono tutte condizioni temporanee. Infatti noi siamo sempre lo stesso essere vivente che non cambia, no? Vediamo il nostro corpo da ragazzini, da piccoli era in un certo modo, adesso il nostro corpo è completamente cambiato, alle volte la stessa persona dopo tanti anni è quasi riconoscibile, guardi le foto 50 anni prima, 60 anni prima, spesso è difficoltà a capire la stessa che quella è la stessa persona. E infatti anche la scienza ammette, no? Tutte le cellule cambiano ogni 7 anni, il corpo cambia, ma ognuno può fare l'esperienza che comunque io sono sempre la stessa persona, sia quando ero bambino che adesso, sono sempre la stessa persona. Che ho passato differenti esperienze, differenti fasi. Ma quindi sono situazioni temporanee che passiamo, ma la realtà è che noi siamo gli esseri spirituali eterni. Quello dico in scritture vediche, la pura virtù, questo stato di piena consapevolezza è la condizione vera, è quella che dovremmo cercare, è la condizione al quale tutti aspiriamo in ultima analisi. Coscientemente o incoscientemente, dice, ma io a me non interessa tutte queste filosofie, tutte queste teorie, ma tu la vuoi la pace? Sì, però la pace è la pace, la soddisfazione, la felicità la vogliono tutti, non importa come la chiami, con che termine vuoi mettere, con quale filosofia la accompagni, con quale, no? Tutti vogliamo le stesse cose. La felicità è una, tutti cercano la felicità, perché la nostra natura è così. Infatti questo stato di pura coscienza è anche chiamato Satchitananda, eterno, ha tre caratteristiche, eterno, pieno di conoscenza, eterno, consapevole, e felicità, pieno di felicità. Questa è la nostra natura originale di tutti. Ci credi o non ci credi, non importa che filosofia materialista, spiritualista, ateo, credente, la nostra natura è quella, noi cerchiamo, non possiamo fare a meno di cercare la felicità, no? Tutti cercano la felicità, perché? Perché quella è la nostra natura. Il problema è che andiamo a cercare la felicità dove non c'è, cerchiamo la felicità nei modi o con metodi che non portano il risultato vero. E comunque siamo condannati, si vuol dire, a continuare a cercare. Infatti fin quando non troviamo dobbiamo cercare. Ma per fortuna abbiamo appunto queste informazioni delle scritture vediche che ci dicono, o dei maestri autentici, delle scuole autentiche, che ci insegnano, che ci dicono, guarda, c'è già, tu sei già così, sei per natura già un essere divino. Solo hai fatto delle scelte sbagliate in passato, hai scelto di vivere un'esperienza separata da Dio. Noi siamo esseri divini che siamo allontanati dalla nostra natura originale e adesso ci prendiamo tutto il pacco, ci prendiamo tutti i risultati delle nostre scelte passate. Tutto qua, ma se smettiamo di cercare nella direzione sbagliata e cominciamo a ricercare la realtà delle cose, la verità, poi
possiamo arrivarci a quello stato. È il nostro diritto, il diritto di tutti, no? Tutti siamo già esseri divini. C'è qualcuno fino adesso qua? C'è qualche commento o domanda fino adesso? Il quarto stato è sempre presente. Grazie. Solo che non si vede, cioè non è percepito, o è percepito raramente in certe occasioni. E praticamente sto cercando di dire che questa affermazione non è farina del mio sacco, è qualcosa che ho appreso da questi testi, leggendo le storie di chi ci ha preceduto, che ha raggiunto l'illuminazione, e tutti dicono la stessa cosa. Quindi mi sono fermato e ho detto: probabilmente se lo dicono più persone, più illuminati, anche di fedi diverse, vuol dire che corrisponde al vero. La difficoltà è quella di intraprendere la strada giusta e corretta per avvicinarci sempre più a quello stato. Se qualcuno c'è riuscito, possiamo riuscirci tutti. Bisogna vedere l'impegno e la volontà, la caparbietà che noi impiegheremo in quello scopo, in questo ambito. Questo secondo me è essere venuti a conoscenza di questo, forse... Questo è il requisito necessario, dice, per avere successo. Come? Questa è la condizione necessaria per avere successo. Se noi siamo abbastanza, hai detto tu, caparbi o determinati nel raggiungere lo scopo. Lo scopo di stabilizzare il quarto stato. Sì, sto parafrasando visto quello che ho capito. Visto che è insito, cioè io sono arrivato a comprendere questo, visto che è insito in tutti gli esseri umani, visto e considerato che tutte le religioni dicono che l'uomo è stato concepito, è stato creato a con queste potenzialità, in perfetta rassomiglianza a Dio, con le stesse caratteristiche. Quindi vuol dire che l'ha instillato in ogni essere umano. Certo. Adesso bisogna fare un lavoro per riuscire a adesso va a fare il lavoro per trovare. Perché, maestro, mi conferma il fatto che tutti gli esseri umani nascono con questa potenzialità. Assolutamente. E quindi i bambini, i neonati, lo possiedono allo stato puro. Crescendo... Su questo si può dire qualcosa, però prego. E allora attendo. Grazie comunque, e buoni punti, sì, assolutamente, non lo confermo io. Però diciamo, anche la mia esperienza personale mi ha confermato quello che hai appena detto, che queste sono verità eterne, confermate, sostenute da tutti i maestri autentici che hanno insegnato con loro esempio, Bisogna vedere quello, perché c'è tanti, come dicevamo prima, tante teorie, girano tante teorie, tante filosofie. Sì, noi Prabhupada ci ha insegnato, diceva per esempio, come facciamo a vedere la validità di un maestro? Quanto è autentico quel maestro? Come facciamo a vedere quanto una persona di sostanza, valida, autorevole? Osserviamo i discepoli, diceva, vediamo... Chi segue quel processo, chi segue quel maestro, che qualità sviluppa? E poi ancora di più guardiamo il maestro, no? Il maestro stesso, vediamo chi pratica, che come si comporta. No? Per quello i maestri della tradizione vedica sono chiamati acharya. Acharya vuol dire colui che insegna con l'esempio.
Quindi, diciamo così, se noi siamo buoni osservatori, se siamo buoni ricercatori spirituali, non ci faremo influenzare tanto dalle etichette esterne, questa religione, questa filosofia, questa, no? Ma vediamo la qualità delle persone. Vediamo la qualità delle persone. Certo, il problema, un problema che abbiamo però, come dicevo prima, che siamo stati influenzati, condizionati molto dalla cultura materialista e tendiamo a pensare che il successo, no? Magari che una persona di successo debba avere certe caratteristiche. E allora magari possiamo confonderci, anche se ci troviamo di fronte a un maestro autentico, possiamo avere difficoltà a capirne la grandezza subito. Un po' di preparazione ci vuole, questo dobbiamo dirlo. Quindi dobbiamo essere, come hai detto tu, determinati, ricercatori seri. Se vogliamo qualcosa di grande, un po' di prezzo, bisogna pagarlo. Non puoi avere tutto subito, capire tutto subito, senza sforzo, senza impegno. Quello è un'illusione. Chi ci dice così, tu fai niente, fai 10 minuti di meditazione alla settimana, capito? Leggiti un libretto così, non c'è bisogno della Bhagavad Gita, è troppo grande, un librettino, no. Chi propone cose troppo semplici, troppo semplicistiche, non spiegate bene, magari. Quindi bisogna essere, naturalmente, se vogliamo qualcosa di grande, di importante, se vogliamo raggiungere questo stato stabile che profondamente tutti, al quale tutti aspiriamo e che già abbiamo, cioè già dentro questa natura originale, pura, spirituale, bisogna impegnarci nel processo. Quindi, quando hai detto tu, i bambini nascono puri, sicuramente i bambini hanno meno, no? Come dire, sono meno maliziosi di solito, si capisce un po' di più, sono meno, no? Gli adulti tendono a farsi tante valutazioni. Ma non dobbiamo neanche credere che i bambini sono perfettamente puri, perché quei bambini erano solo un bambino di 5 anni, per esempio, 6 anni prima era un adulto. 6 anni prima era un adulto con tutte le sue esperienze di vita, che sono ancora dentro di lui, no? Uno stato di seme, ci sono dentro tutti questi, no? Il bambino è puro, no? Incontra un membro del sesso opposto, gioca senza libertà, non ha il desiderio di sfruttare il prossimo. Prabhupada diceva, però poi quando cresce il desiderio sessuale viene fuori. No? Si capisce? Quindi non era che era del tutto così, del tutto puro, perché è collegato con esperienze di vite passate, la sua esperienza. Ma però a parte quello, diciamo, noi dobbiamo diventare bambini, cioè tornare bambini, dobbiamo tornare, toglierci tutti i condizionamenti materiali, tornare persone semplici, franche, oneste, libere da tutti i pregiudizi, da tutti i calcoli. Quando incontriamo gli altri dobbiamo liberarci dal desiderio di usare gli altri per il nostro piacere. Questa è una malattia profonda che ha l'essere condizionato. Ma per fare quello, di nuovo, giustamente, il processo è proprio quello, il processo è di ritornare alla normalità. E il processo per ritornare alla normalità, esistono più processi, detti nei Veda, per la realizzazione del sé. Sono processi attraverso la ricerca filosofica, la conoscenza spirituale. C'è il processo che è chiamato Jnana Yoga, Jnana Yoga, oppure essenzialmente ce ne sono due o tre essenziali. Poi c'è il processo del Karma Yoga, l'azione compiuta con distacco dai frutti dell'azione, offerta un'azione, usare le proprie tendenze, le proprie capacità al servizio di Dio e del prossimo, senza aspettativa di guadagno, come ha detto la scrittura, la meditazione, Ashtanga Yoga, lo yoga in 8 fasi, la meditazione. E poi c'è la Bhakti Yoga, che è quello che noi proponiamo, quello che insegniamo, e che sull'autorità della Bhagavad Gita
Krishna lo dice, tra tutti i tipi di yogi, yoginam, api sarvesham, Krishna è l'autorità suprema, è Dio. Lui dice che tra tutte le forme di yoga, tra tutti i tipi di yogi, praticanti dello yoga, la bhakti è il migliore di tutti, perché è più intimamente legato a me. Il bhakti yoga, i bhakti yogi, o la bhakti, o bhakti yoga, come volete, la bhakti è il processo di collegamento diretto col Supremo, no? Non attraverso fasi graduali, ma direttamente in impegno al servizio del Supremo, che è colui che dà risultati a tutti i tipi di pratiche spirituali. Qualsiasi tipo di risultato cerchiamo con qualsiasi pratica spirituale, ci vuole sempre la sanzione di Dio. Anche a livello materiale è la stessa cosa, l'uomo propone, Dio dispone, no? È anche un detto popolare. Cioè, se siamo sufficientemente consapevoli, ci rendiamo conto che i risultati delle nostre azioni non dipendono unicamente dai nostri sforzi, giusto? Siamo d'accordo su questo? Siamo d'accordo che non dipendono unicamente, i nostri sforzi sono importanti, sì, ma non solo da quello. No, tutti si sforzano, tutti, in questo modo tanti si sforzano per avere successo materialmente, far tanti soldi, posizioni importanti, elevate, no, accumulare tanto, tutti si sforzano, ma non tutti hanno gli stessi risultati. Sono alcuni ricchissimi, alcuni poverissimi, no? Anche se si sforzano tutti, partono la mattina con entusiasmo per fare tante cose, ma i risultati sono diversi. Sì o no? È così, è pratico. Cosa vuol dire? È semplice, è logico, non c'è bisogno di grandi... È semplice, vuol dire che chi controlla, chi dà i risultati, non siamo noi. Dobbiamo accettare questa semplice verità, che noi non siamo al controllo dei risultati delle nostre azioni. E questo già è un buon passo verso la realtà, uscire dall'illusione, no? L'ego ci fa pensare, sono io l'autore, no? Sono io che faccio tutto, creo tutto, posso fare qualsiasi cosa, spacco il mondo, no? Quello è l'ego, l'illusione. La realtà è diversa. La realtà è diversa. La realtà è diversa che c'è qualcuno che controlla sopra. Allora, il progresso spirituale è cominciare a riconoscere queste semplici verità, no? Queste semplici verità, e cominciare a lavorare con umiltà nella direzione giusta, aprirci verso queste conoscenze spirituali così belle, così logiche, così scientifiche, così sperimentabili, con umiltà, cercando maestri autentici, persone autentiche che praticano, che dimostrano con la loro vita, che stanno vivendo appunto un percorso. E se ci mettiamo in questo atteggiamento e ci impegniamo con serietà, sicuramente, dicono i Veda, Dio anche la Bhagavad Gita, dall'interno, Dio nel cuore di ogni essere, ci guida a trovare i collegamenti giusti. Troviamo, no? Le persone col quale, è vero che ci vuole il nostro sforzo personale, però, interessante, dobbiamo anche dirvi, Prabhupada spiegava che per raggiungere il successo spirituale, dice, le benedizioni del maestro spirituale sono più efficaci dello sforzo del discepolo. Dice, è una bella notizia brutta. Dipende. Dipende come la prendiamo, ma è una realtà spirituale, è una realtà che verrà sperimentata nel corso del tempo, per colui che progredisce. Perché, ma di nuovo, è la stessa cosa, l'uomo propone, Dio dispone, vuol dire che lo sforzo è importante, l'impegno c'è, è importante, ma poi ci sono forze superiori in campo che danno i risultati. E allo stesso modo, anzi, in un certo senso ancora di più spiritualmente, perché se no di nuovo cadiamo nella vecchia mentalità, no? Ma che sono io che faccio tutto, fermo, per avanzare, per progredire spiritualmente ci vuole onestà, umiltà, no? Bisogna diventare realisti, cominciare a, no? Lasciare, tenere giù l'ego, tenere giù il, no? L'orgoglio, che è stato quello il problema che ci ha portato tanti problemi nella vita. Prabhupada dice, le persone orgogliose sono sempre nei guai,
provate a vedere, ma siamo anche noi magari, che le volte l'orgoglio è un grande problema per l'evoluzione spirituale. Quindi se noi abbiamo l'atteggiamento giusto, poi pian piano scopriamo che è vero che non è facile, non è facile, giusto? Ci vuole molta determinazione. È vero che non è facile proprio perché siamo molto condizionati, no? Cioè è molto radicata questa mentalità, questa cultura, questa mentalità materialista. Ah, la Bhagavad Gita dice aham bhogi aham ishvaro, la mentalità, la cultura, la mentalità materialista, io sono bhogi, sono il goditore, tutto serve per il mio piacere, tutto quello che mi circonda, aham ishvaro, sono il controllore di tutto. Questa malattia, questa illusione che non siamo né i controllori né i goditori, Dio è il goditore, noi siamo servitori, pensate al contrario, no? Nello stato puro, quando noi ritroviamo, usciamo da questa illusione e ritroviamo la nostra condizione originale, scopriamo che sono l'eterno servitore di Dio e anche gli altri esseri. Ma scopriamo anche che la più grande felicità è nel servire la persona giusta, la causa giusta. Quindi stavo dicendo, è difficile da un certo punto di vista perché il condizionamento è forte, ma nello stesso tempo se ci mettiamo nell'atteggiamento giusto, no, e ci arrendiamo con intelligenza, no? Dobbiamo fare le nostre esperienze, studiare, valutare, provare. Se ci arrendiamo con intelligenza, come dice Krishna la Bhagavad Gita, no? Usando la tua intelligenza, adesso arrenditi, gli dice Krishna Arjuna che era confuso, appunto, no? Che siamo come noi, questi Arjuna che stiamo cercando di trovare la soluzione. Se noi con intelligenza ci arrendiamo alle persone giuste, diciamo, no? Ai guru autentici, poi quella cosa che era molto difficile prima, poi diventa semplice. Dice, non ti preoccupare, ti accompagno io. Dice, ci prende per mano, vieni, non temere, non c'è niente da perdere. Non c'è niente da perdere. L'abbiamo già fatto questo percorso, l'hanno fatto tanti altri, l'ho fatto io, l'hanno fatto tanti altri prima di me. È andata solo bene, non ci sono controindicazioni, vieni. Ma io, sono molto abituato adesso a accettare la guida del guru, no, vediamo, no, io... Sono una persona adulta, non ho bisogno degli altri, pensiamo, no? L'ego si divincola, si agita, no? No. Però dice quella cosa che, comunque quello che volevo dire è che la cosa che sembra che è difficile in un certo stato di coscienza, diventa facile se noi ci mettiamo nell'atteggiamento giusto sotto la guida di persone che non hanno interessi. Non vogliono sfruttarci, usarci per qualche fine materiale, ma semplicemente vogliono aiutarci. Allora può diventare facile. Grazie. Qualche altro punto? Il ruolo della preghiera nell'ambito della religione Vaishnava rispetto al cristianesimo. Nell'ambito cristiano vedo molte persone che pregano per ottenere qualcosa e poi magari ci rimangono male, se la prendono con Dio perché non l'hanno ottenuto. Invece in quest'ambito vedo più arrendevolezza nei confronti di ciò che Dio dispone e più accettazione. Anche qui c'è la preghiera oppure c'è direttamente un atteggiamento di arrendevolezza? Sì, io direi che non è una questione di una tradizione religiosa, spirituale o un'altra. In tutte le tradizioni vedo persone che si avvicinano a Dio con motivazioni, no? Chiedendo, pregando, perché la preghiera è, diciamo, se vuoi dire, è presente in tutte, no? È una anche nella Bhakti Yoga, una delle nove forme pratiche del Bhakti Yoga è proprio la preghiera, Vandana. La preghiera è presente dappertutto perché è normale, no? È normale, se vuol dire, no? L'essere vivente che realizza la presenza di Dio comincia a parlargli, no? Offre preghiere. La preghiera va benissimo, è utile, necessaria ed è presente in tutte le tradizioni. La differenza è la qualità della preghiera. E in tutte le tradizioni ci sono persone che pregano per cose materiali e di solito sono la maggioranza. No?
che vanno in chiesa, nel tempio, nei luoghi di culto, vanno e pregano, per esempio, so, dammi un po' di schei, no? Oppure no, fammi trovare un buon lavoro, un bravo marito, una bella moglie. Ormai si sa, no? Quali sono le cose che si pregano. E poi ci sono altri, invece, che noi possiamo definire più maturi o più coscienti, più consapevoli, che hanno capito che Dio è già il nostro miglior amico. Krishna dice nella Bhagavad Gita: io sono il miglior amico di tutti gli esseri viventi. Non è che devi... che hanno capito che Dio conosce, controlla, sa già tutto, sa cosa mi serve, sa cosa è necessario, e semplicemente si predispongono in questo atteggiamento verso Dio. Tu sai tutto, sai quello, sai cosa è buono per me, no? Sai cosa può essere utile per la mia evoluzione, per favore, no? Come dire, accompagnami, no? Io voglio solo impegnarmi al tuo servizio. Queste sono quelli che hanno raggiunto, diciamo così, uno stato più evoluto di realizzazione spirituale, che capiscono che non c'è bisogno di fare richieste materiali. Tanto ognuno di noi raccoglie quello che ha seminato. Cioè, tanto ognuno di noi raccoglie, arriva naturalmente quello che deve meritare. Noi possiamo pregare, per esempio, con molta intensità per qualcosa, ma se non la meritiamo, nel senso che se agiamo nel modo sbagliato, quella cosa non arriva. Può non arrivare, abbiamo questa esperienza, no? Desideriamo intensamente qualcosa che non arriva mai, poi dopo a un certo punto magari smettiamo addirittura di desiderarla e poi arriva, no? No? Di nuovo, quindi chi è più consapevole e accetta la supremazia di Dio, non perde tempo in preghiere materiali, no? E questo non c'entra la religione Vaishnava o l'altra. Noi ci Bhakti Yoga, anche il Bhakti Yoga, sono i Bhakti Yogi più avanzati che non pregano per cose materiali. Altri all'inizio magari ancora chiedono qualcosa. E la stessa cosa vale per qualsiasi tradizione spirituale autentica. Quindi la preghiera c'è in tutte le tradizioni. Bisogna imparare a pregare nel modo giusto per avere il massimo. Invece di pregare... No, adesso non c'è tempo, ci sono tanti esempi, no? Invece di pregare per cose piccole e temporanee, è meglio pregare per qualcosa di importante, di grande. Non so se risponde. Grazie. Meglio, poi ognuno di noi è libero di fare. Ma di nuovo, anche lì poi i desideri cambiano. Cosa succede? Quando una persona pratica una disciplina, la batti, la disciplina spirituale sotto la guida di un vero maestro, è il maestro stesso che ti dice: mio caro, guarda, ti consiglio di stare un po' più attento, no? Ti consiglio di pregare o di rivolgerti a Dio o di servire, di offrire il tuo servizio libero da motivazioni materiali, cerca di coltivare qualcosa di puro, di più spirituale. Cerca le cose eterne, non cercare le cose temporanee. E pian piano, vedendo quello, imparando, praticando, poi anche noi cominciamo a cambiare, no? I desideri si purificano, questo succede. Succede così, praticando la Bhakti, o praticando una scuola autentica, i desideri si purificano. Ci liberiamo dai desideri materiali, che comunque sono... No? Vediamo, quando otteniamo qualcosa di materiale, ci stanchiamo subito. Abbiamo pregato tanto per qualcosa, quando l'abbiamo ottenuto, poi dopo poco tempo siamo subito stanchi. Subito ripartiamo con un altro giro, no? Prego. Quindi anche la vita che stiamo conducendo adesso è considerata materiale? Cioè, indi per cui, forse mi collego alla domanda della ragazza di poco fa, i cristiani cattolici particolarmente si prega per la salute, per stare bene, per essere in forza. Mentre per questa religione, pensando che la vita sia una cosa materiale, non infinita, non viene chiesto? Cioè si chiede qualcosa di più? Grazie. Allora, qui di nuovo, diciamo così, Dio
Noi siamo tutti figli di Dio, c'è un solo Dio, e Dio non guarda, dice, una religione o l'altra, Dio non guarda se tu sei di questa religione o quell'altra, lui dice, ma che cosa vuoi da me? No. Dice, tu mi stai avvicinando per quale motivazione? Allora, se vogliamo cose materiali, lui ci dà anche cose materiali, vediamo, anche i materialisti sono materialisti molto potenti, che hanno un certo successo temporaneo, no? Quindi lui, diciamo, non è che guarda, lui ricambia ognuno secondo i propri meriti, senza guardare le etichette esterne, capito? Secondo quello come noi ci mettiamo, lui ci ricompensa. Allora, come facciamo a capire ciò che è materiale e spirituale? Perché tu sei partita da quel punto lì, sei partita, no? Da quel punto. Ma allora, spirituale o materiale? Allora, spirituale e materiale non dipende, non è una cosa esterna. Perché la materia la usiamo, il microfono è materiale o spirituale? No, il tavolo, questi strumenti sono materiali o spirituali? Cosa dite? Sono materiali. E qualcuno dice, dipende. Prabhupada diceva, dipende. Prabhupada era una persona molto pratica, diceva, vi do la chiave per capire ciò che è materiale e ciò che è spirituale. Lui diceva, spirituale, quindi, cosa vuol dire spirituale? Vuol dire che i risultati sono diversi, tu quando fai quella cosa hai dei risultati diversi, perché anche i devoti di Dio mangiano, dormono, è materiale mangiare? Sì e no, allora, comunque, la chiave è, dice, tutto ciò che è fatto per il mio piacere è materiale. Tutto ciò che è fatto per il piacere di Dio è spirituale. È troppo per te. grazie per l'onestà. Allora, spirituale... No, grazie, va benissimo, no, un bel punto. Allora, cosa vuol dire? Che materiale e spirituale non è una cosa esterna, voglio dire, non è questione, io sono di questa religione, quella che è l'altra. Beh, uno può essere vestito da, no? Vestito da grande spiritualista e può essere più materialista di un altro, e purtroppo nella storia l'abbiamo viste persone, no? Anche leader religiosi che poi hanno no? Visto, come dire, hanno mostrato dei comportamenti non spirituali. E un'altra persona invece può sembrare una persona materialista, ma poiché usa tutto al servizio di Dio e del prossimo, prego, suona pure e apri pure. Adesso apriamo le divinità e faremo dei canti per il loro piacere. Però finisco questo punto qua. Cerchiamo di capirlo, poi l'importante è capire il principio, e dopo ognuno di noi ci lavora sopra, non c'è problema. Però questi principi sappiamo che sono validi per sempre. Shishi dorni tai chi già. Solo un minuto, quindi questo punto qua è un punto interessante. Quindi il materiale spirituale dipende dalla coscienza delle persone. Quindi non è questione di religione o l'altra, perché se un cristiano prega Dio, come San Francesco, guardate le preghiere di San Francesco per esempio, sono belle, sono preghiere di pura devozione, volte solo al bene del prossimo, come diventare uno strumento nelle mani di Dio per il bene del prossimo, degli altri, giusto? Sono quelle preghiere di San Francesco. E in tutte le tradizioni troviamo preghiere di questo tipo. Se una persona, a qualsiasi tradizione appartenga, prega in questo modo, si avvicina a Dio, alla spiritualità, con l'atteggiamento cercando di capire Dio, con fini spirituali, quello è spirituale, quello è benefico. Quello è favorevole all'evoluzione. Non è questione, capito, una religione o l'altra, è quando ci mettiamo in quell'atteggiamento, e tutti possiamo farlo, e tutti dovremmo farlo se vogliamo la liberazione, se vogliamo raggiungere questo stato perfetto, ideale, diciamo, che tutti cerchiamo. Chiunque può farlo. Grazie a tutti, Hare Krishna.